Romina Power fuga dalla Puglia, l'ex di Albano stacca la spina. Nata a Los Angeles, la maggior parte della sua vita l'ha trascorsa nella meravigliosa terra pugliese dove, durante il lockdown, ha deciso di ritornare per avere più contatto con la natura. Romina Power fa una fuga e stacca la spina. La cantante statunitense Romina Power ha deciso di cambiare stile di vita e avvicinarsi di più alla meditazione. Sono lontani, così, quei momenti in cui Romina Power, nata già sotto i riflettori perché figlia del grande divo di Los Angeles, Tyrone Power, era esposta alla notorietà e alle distrazioni dello spettacolo. Così, avendo alle spalle una grande eredità, anche Romina diventa un'artista che fa da spola tra l'America e l'Italia, dove il suo amore per Albano si rivela anche un duo musicale di successo. La vita della bellissima Romina diventa costellata di applausi, autografi, folle di fan e continui palcoscenici, ma dopo la drammatica vicenda della scomparsa improvvisa della figlia Ilenia, la Power decide di tirare il freno a mano e di allontanarsi un po' da quella vita vissuta sempre a mille sotto gli occhi di tutti. Così inizia ad avere il suo contatto con la natura, in cerca di risposte alle sue domande esistenziali. Romina Power fuga dalla Puglia. La terra pugliese è diventata la terra adottiva da quando Romina Power ha sposato Albano Carrisi e, nella tenuta di Cellino San Marco, ha trascorso anni interi della sua vita, insieme alla sua numerosa famiglia. La Puglia per lei è quindi una terra che l'ha accolta con amore e l'ha vista crescere come moglie e mamma. C'è stato poi il divorzio dal marito Albano e per forza di cose, Romina ha lasciato Cellino per tornare a Los Angeles per qualche tempo e fare da spola tra l'Italia e gli Stati Uniti. La terra pugliese, però, le è rimasta nel cuore sempre ed è così che, durante il lockdown di marzo 2020, l'ex moglie di Albano, legata emotivamente alla regione, ha deciso di ritornare e vivere l'isolamento lì perché la Puglia le permetteva di avere un contatto diretto con la natura, utile fondamentale della sua meditazione. Per Romina Power meditazione e buddismo. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso maggio 2020, Romina Power spiega come mai si è avvicinata alla meditazione. Cambiando stile di vita, un metodo che le serviva per poter trovare quelle risposte che cercava da anni. La cantante ha spiegato che è proprio grazie alla meditazione che l'uomo riesce a liberarsi da tutto ciò che lo tormenta e fare esercizi spirituali rafforza la parte intramontabile del nostro essere perché, se il corpo si deteriora e muore, la nostra anima continua a vivere. Romina Power ha svelato anche quali sono gli incontri più importanti della sua vita, quelli che gli hanno cambiato il corso degli eventi. Per il cinema, quando a 13 anni un talent scout della De Laurentiis, per la musica l'incontro con Albano Carrisi, per la spiritualità, invece, il centro Kadampa in California, con gli insegnamenti del maestro spirituale Geshe-la. La cantante conclude con orgoglio l'intervista, spiegando come anni fa una mamma le aveva raccontato come la figlia si è addormentata solo ascoltando le canzoni della Power, la mia musica aiuta a rilassare.